Questo è un terminale che prevede un anellino libero di scorrere sul gambo dell'amo. Vediamo come si comporta quando viene aspirato nella bocca della carpa. Carpa aspira, il terminale si tende e l'amo si pianta nella bocca. Ma a differenza del senza nodo, qui abbiamo un punto, le righe scorrevole. Addirittura può scorrere, dato l'anellino di grosse dimensioni, può scorrere oltre l'orecchiello dell'amo. In questo caso i soffi della carpa sono a nostro favore, in quanto l'amo si punterà sempre di più. La carpa è impossibilitata ad espellere l'amo e quindi fuggirà e il nostro avvisatore suonerà. Grazie.